GF VIP 7, Clarissa se la si è cotta di un vippone, urla fuori dalla casa, sono pazza di te. Clarissa se la si è di nuovo single. La princess di recente era uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato. Tale Massimo Spada, promessa del pugilato. La giovane coppia era stata anche paparazzata da chi fuori da un hotel a Milano. Stando però a quanto fatto ieri dall'ex vippona, il suo status sentimentale dovrebbe essere di nuovo single, anzi, singlesissima. La Selassie ieri si è recata a Cinecittà con megafono in mano per urlare a uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello VIP di essere pazza di lui. Clarissa si è dichiarata ad Andrea Maestrelli, il giovane calciatore, ex di Nicole Murgia. Anche lei nella casa del reality show, nonché nipote del campione del mondo Marco Materazzi e di Tommaso Maestrelli, icona della Lazio. Il fascino del giovane vippone ha colpito ancora e questa volta fuori dalle mura della casa più spiata d'Italia. Ci conoscevamo da tanto tempo, lui andava a scuola con Lulu. Non ci eravamo mai calcolati. Anche per timidezza. Però mi sono dichiarata, è un bravissimo ragazzo ed è proprio buono. Gli ho detto Andrea quando esci ti porto a casa e sei mio. Quindi per questo ho urlato. Molti mi hanno confusa con Lulu, ma non era lei, sono io che ho gridato per Andrea. Io bacio un ragazzo e ho Dana che rosica di brutto, queste che vengono ad urlare. Io non lo so, non ce la faccio più.